Buongiorno, io sono Pier Giorgio Duca e sono qui in qualità sia da parte di docente di statistica medica dell'Università Federica di Milano che come presidente di Medicina Democratica a introdurre un po' questa giornata. L'idea è nata già al Congresso Nazionale di Medicina Democratica all'inizio dell'anno, a febbraio, in cui c'è stato un intervento del dottor Donzelli proprio su queste tematiche di cui parleremo oggi, ma lì non era il tempo né il modo per approfondire e si è detto dovremmo poi organizzare qualche cosa di più operativo più avanti. E la cosa si è concretizzata in questo periodo, che a noi sembrava anche un periodo interessante e in realtà si è poi realizzato che in questo momento di grossa effervescenza sia politico, sociale, di amministrativa e tutto quello che sta succedendo, sia un po' anche un momento più adatto per riflettere a fondo su questi temi e uscire anche con qualche cosa di propositivo. E quindi si prestava bene la proposta che a suo tempo aveva formulato il dottor Donzelli sulla questa modalità, questa sperimentazione da proporre. Perché? Perché siamo in un periodo di forte crisi, siamo in un periodo di ripensamento, siamo in un periodo in cui i tecnici ci vogliono togliere i russi e quindi forse è il momento di rifletterci. L'iniziativa nasce dal coordinamento di diverse associazioni e alcune sono qua, non tutte saranno oggi rappresentate, però altre non ci sono ed è auspicabile che poi ci saranno, perché questo vorrebbe essere solo una prima di iniziative di lavoro su questo tema che dovrebbero poi portare a dei risultati, ma oggi si vedrà già con il prossimo intervento come si vuole entrare nel merito della questione. Io mi fermerò un po' alla superficie da accademico, insomma, quindi scusate magari la eccessiva di essere troppo didascalico, ma prendo un po' spunto dal tipo di lavoro che faccio con gli studenti, anche all'introduzione, al primo anno faccio un corso agli studenti di introduzione alla medicina e ho spesso motivo di riflessione da questo tipo di corso sul discorso generale del sistema sanitario. E allora è chiaro che dobbiamo partire per inquadrare la nostra giornata da un problema. Abbiamo un problema. E il problema è di questo tipo, ad esempio. Se il ticket di un otorinolaringopressore di 70 euro e nel privato l'esame costa 40 euro, quanto si dovrà aspettare perché chi appartiene ad una fascia medio-alta di reddito chiede di passare a un regime assicurativo e di essere esentato dal contribuire al sistema sanitario nazionale attraverso la tassazione? Chiaro, questo è un problema che trova una soluzione, cioè era un'intervista che mi è stata segnalata da Bovino Maciocco tempo fa e disse guarda, Veronesi ha scritto sul Corriere della Sera il 10 marzo questa cosa, cioè, dobbiamo procedere a un piano di ristrutturazione degli ospedali, grosse spese per ospedali molto tecnologici, però è chiaro che i redditi alti vanno posti fuori dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale e dobbiamo inventarci una sanità low cost, cioè chi supera una certa soglia di reddito dovrebbe uscire dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale e rivolgersi all'assicurazione privata. Queste sono le possibili soluzioni che sono date. Tutto questo evidentemente rientra in quello che su BMJ del 2011 numero di dicembre veniva chiamato l'assalto all'universalismo, ovvero il tentativo di distruggere le welfare state. E commento anche qui, sono tributario di Salute Internazionale, e cioè è un lusso che non ci possiamo più permettere, questo è un po' il mantra che ci viene venduto. In realtà quando ci troviamo in queste condizioni forse non ci possiamo più permettere quello che credevamo di poterci permettere. Ma il problema è mal posto. Il problema è mal posto se non facciamo riferimento a quello che non è un lusso, non è una qualche cosa, una merce che può essere scambiata con altro, ma se facciamo riferimento a quelle che sono le solide basi della nostra convivenza, che sono ad esempio la Costituzione. Allora io credo che un movimento che faccia riferimento alla Costituzione, e io ad esempio con gli studenti ritengo che un corso di introduzione alla medicina debba parlare della Costituzione italiana, perché altrimenti
nelle scuole è troppo poco, forse niente quello che viene fatto, e allora è utile dire che non è una benevolenza del medico fare il medico, ma è un qualche cosa che è dovuto perché la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Anzi, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono pieno sviluppo della persona umana. L'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. Ecco, io credo che il problema comincia ad essere ben posto se cominciamo a dire che la sanità, che la salute, che il benessere non è qualche cosa che può essere dato o tolto a seconda delle convenienze e degli interessi, ma è qualche cosa su cui si fonda una civiltà. E questo è vero anche a livello internazionale, fra tutto, lascio perdere tutte le altre dichiarazioni, ma rifacendoci a questa dichiarazione di Alma Ata, l'articolo primo, sottolinea, il raggiungimento del maggior livello di salute possibile è un risultato sociale estremamente importante in tutto il mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di molti altri settori economici e sociali in aggiunta a quello sanitario. Qualche cosa che veniva formulato in un periodo in cui forse si pensava che esportare la democrazia nel mondo non si facesse con le armi. I governi, articolo 5, sempre la dichiarazione di Alma Ata, sono responsabili della salute dei propri cittadini, essa può essere raggiunta solo mettendo a disposizione adeguate misure sanitarie e sociali. L'assistenza sanitaria primaria è la chiave per conseguire questo risultato dentro la cornice dello sviluppo in uno spirito di giustizia sociale. Ecco, io credo che tutto questo serva a ben configurare i limiti del problema, che vengono affrontati invece in maniera un po' superficiale quando alcuni personaggi, peraltro benissimi, pensano di risolvere la questione in maniera un po' semplicistica. Allora è utile anche, e ricordo, ma sempre faccio riferimento ai miei studenti, che se si perde la memoria della storia, si perde il futuro, non solo il presente. E allora è chiaro che le trasformazioni sociopolitiche hanno un effetto sui sistemi sanitari, e allora dobbiamo tenere presente che il punto in cui siamo è soltanto il punto di arrivo di un'evoluzione che dobbiamo considerare nei suoi passaggi. Allora si parla di rivoluzione, epoca della rivoluzione industriale, con tutto quello che ha comportato, l'età dei diritti, l'era del mercato, che significa in altri termini che alcuni personaggi non irrilevanti della storia hanno sostenuto alcune cose che forse hanno valore ancora, no? Ovvero, qualcuno diceva, la fede nell'armonia degli interessi ha fatto bancarotta nella storia, cioè contare sulla benevolenza del macellaio o così via, no? Ma anche sulla mano invisibile del mercato probabilmente è eccessivo. Nessun dubbio che l'individuo possa fare del bene, ma la questione sociale non può essere risolta che dallo Stato. Ovviamente questo doveva essere uno statalista, e lo era, non era un personaggio senza pelo sullo stomaco, era Otto von Bismarck, che però ha messo in piedi un sistema di tutela delle mutue. E poi questo, un discorso che sembrerebbe fatto contro gli F-35, ma non lo è. Voi udite e udrete sempre più parlare di questioni sociali, ma quando si tratta di bonificare terreni malarici, di costruire ospedali, di migliorare le condizioni igieniche dei quartieri operai, allora l'erario è esausto. Allora si grida ai quattro venti la necessità di ricorrere a nuove imposte. Ma al tempo stesso si trovano e si profondono milioni per imporre a colpi di cannone il proprio protettorato a popoli, come quello ebreo, che si vogliono sfruttare a beneficio di pochi affaristi. E questo appunto non è nel periodo che si discute l'acquisto degli F-35, ma era Giulio Bizzozzero che inaugurava l'anno accademico a Torino nel 1883. Ma poi qualche altro intellettuale ha
pensato bene che c'erano quattro nemici da combattere nella società se si voleva sviluppare la convivenza e la coesione sociale: l'ignoranza, la malattia, la sicurezza, l'insicurezza sociale. E allora, ecco, il rapporto Beveridge del 42, da cui prende spunto poi quella che sarà la riforma del sistema sanitario nazionale inglese del 48. E però c'è anche un signore, come appunto è Milton Friedman, che nel 76 vince quello che è chiamato il Nobel dell'economia, che non è il mio Nobel, ma è semplicemente un riconoscimento dato agli economisti, che dice che solo la crisi attuale, reale, oppure anche soltanto percepita, produce dei cambi reali. È un signore che ha avuto, oltre che molti suoi boys della Chicago School, ha avuto molti seguaci. Uno di questi è stato anche una persona un po' famigerata, che però è morta tranquillamente nel suo letto. E per dire che il problema non nasce oggi, ecco che altri due autorevoli discepoli della scuola di Friedman erano questi due signori, la Thatcher nel 79 e Reagan nell'80, che sostenevano che il governo non è la soluzione, ma il governo è il problema. E sostenevano pure che i mercati sono i migliori allocatori delle risorse, sia nella produzione che nella distribuzione della ricchezza. Le società sono composte di individui, cioè la Thatcher diceva la società non esiste, esistono gli individui autonomi motivati principalmente e esclusivamente da considerazioni economiche e sociali. Il welfare state invece interferisce con il normale funzionamento del mercato e quindi deve essere eliminato. Le diseguaglianze sono il necessario sottoprodotto del buon funzionamento dell'economia e quindi sono giuste. Le azioni del governo per correggere le distorsioni del mercato invece sono ovviamente ingiuste. E qui viene fuori il discorso che a questo punto si inserisce la leggenda del buon padre di famiglia. Cosa deve fare un buon padre di famiglia quando vede che le risorse sono finite e la famiglia vuole andare in vacanza? Bisognerà convincere le persone che è una cosa che non ci possiamo più permettere. Qualcuno ha suggerito che forse non siamo in presenza di un buon padre di famiglia che si è reso conto che le risorse sono finite e i figli sono troppo pretenziosi, ma forse siamo in presenza di un maggiordomo un po' vizioso che col vizio appunto del gioco d'azzardo pretende di pagare con la nostra argenteria i suoi debiti di gioco. E allora questo è un altro modo di vedere le cose. In realtà quello che è stato proposto ed è stato applicato dal Fondo Monetario Internazionale, che ha a un certo punto cominciato a contraddire quello che era lo spirito di Almaata, quello che era l'idea di far funzionare i sistemi sanitari per promuovere la salute, e si è mosso sulla base di indirizzi in cui le multinazionali erano più interessate per progetti, per programmi, per temi, e questo ha portato a un fallimento. Infatti, questo era un numero del 2001 di Lancet che sottolineava come queste scelte fossero state sciagurate soprattutto nei paesi del terzo mondo e che avessero portato nella trappola della povertà i paesi che avevano fatto le scelte. Allora, qual è una prima morale? Questo signore così è Menenio Agrippa. Ci sono sempre stati gli intellettuali che si sono prestati a dare una lettura della realtà che mantenesse lo status quo. No? Famoso apologo delle mani per convincere la plebe che se n'era andata sul Monte Sacro, sull'Aventino, a ritornare a lavorare perché siamo sulla stessa barca e quindi da buon padre di famiglia bisogna prendere atto che le risorse sono finite e bisogna rimboccarsi tutti quanti le maniche. Ma se questi sono i tentativi, ci sono sempre stati, fortunatamente abbiamo anche tutta una serie, un po' sono le associazioni qui presenti, ma un po' sono queste persone a cui ci rifacciamo, c'è un Maccacaro che in queste aule ha sostenuto più di una volta il problema della dover rompere il nesso e la connessione tra medicina e potere, medicina e capitale. C'è un Luciano Gallino che ha scritto come il finanzcapitalismo, ovvero
la crisi finanziaria avrebbe poi coinvolto l'economia reale e che però il punto di partenza era in quel tipo di scelta. E c'è Naomi Klein che nella sua Shock Economy affronta esattamente il problema e dice: ma che cosa vuol dire che nella crisi percepita o reale possono davvero introdursi cambi? Non vorrà forse dire che qualcuno vuole creare le situazioni per imporre i cambi? E poi abbiamo Elinor Ostrom, che ha scritto questo libro interessante, anche lei nel 2009, altrettanto come prima, premio Nobel per la bella economia, che però ha parlato del come governare i beni comuni, i beni collettivi, e Ugo Mattei sui beni. Ecco, quindi abbiamo la possibilità di fare riferimento anche a un'altra, chiamiamo Pantheon, riferimento di intellettuali e anche di associazioni che ora si muovono e che si muovono un po' al di fuori di quello che è il mainstream del pensiero unico, che dice qua dobbiamo. In realtà è ottima questa frase della Klein: quelli che si oppongono al welfare state non sprecano mai una buona crisi. La crisi attuale è come, no? Come il cacio sui maccheroni per quelli che l'hanno creata molto tempo fa, hanno già iniziato e oggi si ritrovano fra le mani questa famosa possibilità che Friedman preconizzava per poter introdurre i cambiamenti che qualcuno vuole, ma qualcuno chi? Beh, facile. Allora, a questo punto, l'introduzione. È chiaro che il sistema sanitario costa. Si dice che la salute non ha prezzo, ma il sistema sanitario ha un costo. Ed è chiaro allora che in questa dicotomia fra il non prezzo della salute, per cui ognuno sarebbe disposto per star bene a pagare qualsiasi cosa, e il costo invece del sistema sanitario, che si impone proprio un interesse privato, l'interesse delle multinazionali. Se uno è disposto a pagare qualsiasi cosa se sta male, beh, nel mercato privato, nel rapporto 1-1, è una fonte di guadagno per chi vende la merce di interesse sanitario che va sprecata in un altro sistema organizzato. E allora ecco che è vero che c'è un costo, è vero che c'è un impegno dei soldi di tutti sul sistema sanitario, ma questo impegno, che riguarda il 9,5% al 2009 del PIL italiano, che era prima 7,3%, prima ancora 5 qualcosa, è chiaro che c'è un aumento notevole, ma questo impegno è di molto inferiore a quello di sistemi che universalistici non sono. Quello che è uscito un ultimo numero del B&J dice che la previsione per il costo totale sanitario negli Stati Uniti è del 20% entro 5-6 anni, passando dal 16,6% del 2009 al 20%. E così la spesa sanitaria pro capite vede l'Italia in una situazione al di sotto della media. E quindi come la vogliamo mettere? La vogliamo mettere, la spesa è importante, è notevole, ma intanto è qualche cosa che è nel controllo del sistema. Lì dove la spesa sanitaria di un paese come quello degli Stati Uniti, e se il criterio dovesse essere quello, tutti dovrebbero essere convinti negli Stati Uniti a dire: cerchiamo l'Obamacare, perché altrimenti facciamo fallimento. Ma lì non se ne parla nemmeno, anzi si usano gli stessi argomenti per eliminare il sistema qua, perché è troppo costoso, per mantenere là anche se molto più costoso. Quindi capite che qualcosa non funziona del tutto bene. L'altro aspetto è chiaro: da dove ne deriva l'aumento di costo? L'aumento di costo deriva dal successo stesso della medicina, se volete, dal successo stesso anche della buona ricerca clinica, che è quella che fa vivere di più le persone. E se vedete che la spesa pro capite cambia molto per gli anni di vita, cioè chi ha 80 anni, 60 anni, 70 anni comincia a costare molto di più di quando uno ha 30 anni. Ma questo è ovvio ed è quello che abbiamo voluto, volendo far sì che la gente non morisse troppo precocemente, no? Come è giusto che sia. E allora, dati sulla cronicità che ci dicono che il 39% delle persone, all'indagine ISTAT del 2009, si riferisce affetto da una qualsiasi patologia cronica, non necessariamente un tumore, ma di tutti i tipi, l'artrosi è la più frequente.
Così come questi dati si riferiscono, che sono il 57% che riferiscono a malattia cronica fra i 55 e i 59 anni, l'87% fra i 75, cioè 35 anni e più. E dall'altra parte c'è un 20% su tutte le età, è un 68% per gli ultra 75 anni, che riferisce almeno due patologie croniche. Quindi la multimorbidità è un dato importante che spiega perché, andando avanti con l'età, aumentano i costi. E però, allora, c'è una serie molto interessante di Lancet nel 2012, un numero dedicato proprio alla battaglia per la promozione del sistema universale di copertura sanitaria, e dice appunto che certi concetti risuonano così naturalmente con il senso innato di dignità e giustizia nel cuore degli uomini e delle donne, che sembrano assolutamente giusti, autoevidenti, che la salute, che l'assistenza dovrebbe essere accessibile a tutti, è sicuramente uno di questi concetti. Quindi, Lancet 2012. Moreno Serra e Peter Smith dicono: molti commentatori hanno dichiarato, no, hanno sostenuto che il progresso verso un sistema di copertura universale della salute possa portare a un miglioramento della salute della popolazione. L'evidenza suggerisce infatti che così è, soprattutto per le persone più povere. Però occorrerebbe fare ulteriore ricerca proprio per andare a vedere se non è possibile ottimizzare anche questo effetto, ad esempio andando a valutare, quello che cercheremo di fare oggi, diverse modalità di finanziamento, diverse modalità di istituzioni, diverse modalità di operativi. E a questo punto un altro aspetto che è abbastanza importante, sempre sostenuto in questa serie di interventi, è che la copertura universale non solo promuove la buona salute, ma promuove anche la buona economia. E si dice non soltanto perché chi sta meglio produce di più, ma proprio in quanto aggiunge benefici economici alla popolazione in sé, diciamo così. Qualcuno sosteneva che con la cultura non si mangia, invece si mangia persino con la cultura, si mangia con la buona salute nei paesi in cui questo avviene. E suggerivano come acronimo EPICSPA, per dire il sistema sanitario universale difende l'economia, ha bisogno di buone politiche e di buoni politici, deve basarsi su delle solide istituzioni, ma ovviamente deve affrontare il problema dei costi. Quindi questa è l'ultima diapositiva. Oggi siamo qui perché il costo della salute è vero che è un costo che è importante, però su questi costi, con questi costi, date le premesse, date la rilevanza del tema, date la radice costituzionale degli aspetti della copertura del sistema universale, e dall'altra parte date le evidenze che questo è il sistema fra tutti quello che produce più risultati positivi a minor costo, beh, siamo qui per discutere come affrontare i problemi dei costi e come trovare le modalità corrette per il risparmio lì dove è possibile, ma non sacrificando il bambino con l'acqua sporca, ovviamente. E allora ecco che ci aspettiamo adesso dagli interventi di Antonio Bonaldi, che sarà il primo a intervenire, e poi la lezione, diciamo, di Alberto Donzelli, che proporrà proprio questo sistema da sperimentare, e vedremo in che misura sarà possibile, con il contributo di tutti, metterlo a punto e proporlo e farlo passare da un libro dei sogni o delle utopie a una cosa pratica, reale, da sperimentare. E così avremo, dopo queste due prime presentazioni, uno spazio di dibattito e di rinfresco, chiamiamolo così, per poi procedere con tutti gli altri interventi previsti, e i puntini sono per tutti gli altri interventi che vorranno partecipare. Noi chiuderemo per le 2:30 al più tardi, quindi abbiamo tutto il tempo per lavorare. Allora, buon lavoro a tutti.